trans a Roma, precisamente nella zona di Marconi. Io mi trovo in largo Enea Bortolotti. Largo Enea Bortolotti è un fazzoletto di terra, è un piccolo parco ubicato in Roma Sud, dove di recente, se voi andate a fare una ricerca nel web, troverete un articolo che ha veramente dell'incredibile. Infatti quest'articolo ci dice che un ragazzo che si trovava in loco è stato derubato e aggredito da tre trans che si stavano prostituendo in loco. Guardate, è tutto vero, è tutto fottutamente vero. Il parchetto in questione è un ricettacolo di sporcizia. Ma oltre che ad essere un ricettacolo di sporcizia, è un ricettacolo anche di preservativi utilizzati. Ok? Per terra si trovano i blister dei profilattici della Serena, preservativi utilizzati, e si trovano anche addirittura scatole di profumo. Quindi i trans vengono qua e diciamo che oltre a cambiarsi portano il profumo, consumano birra e addirittura vino, cocci di bottiglia per terra, eccolo qua, lo vedete vero? Preservativi utilizzati, eccone qua uno, guardate quanto è carino, eh? Fresco fresco, guardate, qui ci sta una bella battuta, fresco fresco, guardate, fresco fresco, il blister eccolo lì, altri preservativi qua, eccolo qua. Serena, vedete? Allora, io vi invito a fare una ricerca nel web. Andate su Google, scrivete Largo Enea Bortolotti trans. Poi leggetevi tutti gli articoli che escono fuori. E in pratica questo ragazzo di 21 anni di età si trovava alle 3 in loco, alle 3. Pensate che roba, alle 3 in loco. Uno si chiede, ma che beffa alle 3 del mattino in un parchetto come questo, dove ci sono tutti i trans travestiti, no? Dove qui vengono a fottere la notte, no? Ti mettono qua a consumare i rapporti, ok? Lì c'è un simpatico albero, va bene? Dietro quell'albero c'è l'ira di Dio, cioè c'è qualcosa di inaudito. Qua, guardate voi stessi che cazzo c'è, che schifo, guardate che schifo. Neanche mi avvicino, se no ho paura di prendermi chissà quale malattia, ok? Ecco, quindi per farvela breve, c'è un'offerta che è quella dei trans, c'è una domanda e mi chiedo, ripeto, che caspita faceva quel ragazzo alle 3 di notte in zona Marconi di Roma, dove ci sono un sacco di travelli trans, di travestiti. Ok? Ora, la mia è una domanda, non è che io me la sto prendendo con quel ragazzo, ok? In questa situazione, se c'è un colpevole, quel colpevole secondo me non è quel ragazzo, ma sarebbero i tre travelli, i tre trans che lo avrebbero aggredito e lo avrebbero derubato di un orologio di valore e di ben 70 euro che il ragazzo aveva con sé. Ok? Di conseguenza, io non credo che colpe quel ragazzo ne abbia. Va bene? Forse l'unica, chiamiamola tra virgolette, colpa, se così può essere detta, definita, se così può essere, diciamo così, espressa, potrebbe essere il fatto che di fatto alle 3 del mattino in teoria uno dovrebbe stare a dormire, ok? Allora, io già l'ho detto in qualche altro mio video, in qualche mia altra live, io ho fatto tardi la notte, va bene? Non è che io faccio presto. Quando esco con gli amici, io capita che faccio mezzanotte, mezzanotte e mezza. Una volta nel lontano 2015 feci le 2 del mattino, ok? Però mi sono spinto alle 2 del mattino con i miei amici che mi hanno accompagnato a casa in macchina. Va bene? Mi trovavo in una zona di Roma vicina alla mia e de facto ecco che sono tornato a casa mia. Perché però mi hanno accompagnato con la macchina questi amici, ero stanco, ok? Non ero ubriaco, non ero a lui, non avevo assunto sostanze stupefacenti, non incominciavo a scrivere, ah, chissà Leandro quanto avrebbe avuto, probabilmente eri un ubriaco del cazzo, probabilmente eri alticcio o
e o puttanate del genere, perché vi vengo a sputare simpaticamente parlando in un occhio. Bene. Quindi, ricapitolando brevemente, c'è stata questa aggressione. Questo scippo, questo ragazzo di 21 anni, è stato scippato, derubato di 70 euro più l'orologio di valore che aveva nel polso e i trans che continuano a prostituirsi in loco, ok? Guardate che cosa c'è qui. Voi pensate, la notte uno passa qui, magari vede, ci sono un sacco di sporcizie. Ora vi farò vedere delle cose allucinanti, immonde. Probabilmente questo schifo è dovuto o ai trans, ma non credo che siano trans, o proprio ai Rom. C'è una puzza immonda qui, guardate che cazzo ci sta. Ecco, questa è la città di Roma, guardate. Guardate, guardate voi stessi, rifatevi gli occhi. Qui non ci sono preservativi, non vedo preservativi, anzi, ci sono, eccolo qua. Guardate voi stessi, guardate. Ok, ci sono, blister. Qualche blister c'è. Vedo molti Serena, utenzione molto Serena. Ok? Ma vedo anche peluche, lattine di birra, lattine di Coca-Cola, bottiglie frantumate per terra. Quindi c'è, oltre al ricettacolo di zozzeria, di degrado, di sporcizia, anche il fenomeno della prostituzione trans. Ok? Non ce l'ho contro i trans, ognuno è libero di fare ciò che vuole, perché la libertà deve esserci sempre, in ogni essere umano, nessuno escluso. Però ecco che di fatto, la situazione in questione deve terminare. Va bene? Ah, quindi ora mi sono accorto di una cosa, quindi vengono anche qua a trombare la notte, cioè a ridosso del setto di immondizia. Ci sono dei simpatici jeans, mamma, tutti sporchi, per terra preservativi, fazzoletti modificati. Ecco qua. Quello fresco fresco, Durex. Abbiamo anche un Durex, vedi? Vedo. Un Durex e un bel 2x2 Serena, ok? Insomma, la notte qui si galoppa, qui la notte si cavalca, qui la notte si fa bisboccia. Allora, ripeto, andate su Google. Una volta che fate la ricerca mi dovete scrivere sotto al video: Leandro, ho visto Google, ho letto la notizia e mi dovete dire un vostro parere. Esigo un parere, esigo una opinione, un'opinione che vorrei avere. E l'opinione la voglio anche a proposito di questo parco. Vorrei dire in maniera ironica, come direbbe Andrea Di Pre, un parco ricolmo di estetica, ma purtroppo devo dire un parco ricolmo di merda, un parco ricolmo di zozzeria, un parco ricolmo di preservativi utilizzati, un parco ricolmo di schifo. Guardate, questo si è addirittura. Guardate che roba, guardate che schifo, guardate. Questo addirittura è piantato sul terreno, no? Questo, avete visto com'è piantato bene sul terreno? Sì, sull'asfalto, ecco il blister, un nuovo blister simpatico, eccolo qua, un altro blister, Serena, eccolo qua, una bella sigaretta di Troia, guardate, eccola qua, la vedete? Eccola qua. Con tanto di rossetto, il bel rossetto, che si vede? Ok, cioè, io vi porto a conoscenza della verità. Questa si chiama TV Verité. Chi è che vi fa dei video del genere? Ok? TV Verité Leandriana. La TV Verité di Leandro. Ok? TV Verité. Dove Verité sta per verità. Dove Verité sta per realtà dei fatti. Dove Verité sta per concretezza, per uomo, per ragazzo concreto, quale penso di essere. Va bene? Da Leandro di Roma, io sono romano fino al midollo, io sono romano di Roma, ragazzi. Qualcuno mi ha detto: ma a me non mi sembri romano, ma come cazzo fai a dire, porca di quella troia, che non sono romano, mannaggia la mignotta. Se sente quando parlo che sono romano, ragazzi. Non me potete dire di no, va bene? Poi io con gli amici miei parlo romano, ok, raga? Quando invece non sto con gli amici miei parlo normale, va bene? Questa è la risoluzione. Ora sono nella parte di Viale Marconi con il verde. Abbiamo due parti di Viale Marconi: la parte verde, dove non ci sono negozi, e
è la zona commerciale, dove ci sono negozi, dove pullulano i negozi, ok? Ecco, questa è la situazione. Ognuno tragga le proprie conclusioni. Non vi fermate a fare un'analisi sommaria. Cercate, non fatevi solamente due risate. Siete tutti ragazzetti, perché chi mi segue sono bambini che hanno 20 anni, 19, 17. A quelli grandi, dai 25 anni in su, 30, 40, 50, spero anche 60, fatevi una bella ricerca sul web. Fatevi, ripeto di nuovo, una bella ricerca su internet. Mettete Largo Enea Bortolotti trans, oppure ragazzo derubato, Largo Enea Bortolotti prostitute. Troverete che usciranno fior fior di articoli. Ma vedete, non tutti quelli che fanno YouTube mi fanno conoscere tali situazioni. Io mi definisco l'uomo della verità. TV Verité. TV della verità. Guardate, bella raga donna. Bella, non è brutta, eh. È un complimento, non sono un porco, ragazzi. Dico subito, quando passa una bella donna, la noto. Non è che sto lì a toccarla, non è che sono andato lì a toccarle il culo, le chiappe, le tette, eccetera, eccetera. Che ho detto, una bella donna, un bel profumo, mi ha passato avanti, vicino a me, ha emesso un gradevole profumo, un buon profumo, possiede, tutto qua. Vi faccio vedere anche un signore, perché io sono per la par condicio, purtroppo è molto magro. Sta lì buttato, penso che sia un barbone. Come vedete, io faccio vedere tutto. Ok, do la precedenza chiaramente a ciò che io reputo, tra virgolette, di interesse, cioè che magari possa colpire, va bene? Non faccio altro. Poi, può piacere o non piacere, donna maggiorenne, di spalle, non è violazione della privacy perché non c'è né nome né cognome. La violazione della privacy subentra nel momento in cui io metto un nome e il cognome di una persona, senza che lei lo sappia, e la inquadro. Che significa questo? Poi vi chiudo il video. Inquadro una persona, senza che lei lo sappia, e metto su YouTube il suo nome e il suo cognome, o da qualche altra parte in un sito di pubblico dominio, quella è violazione della privacy, perché sto violando la privacy di quella persona. Sto dicendo come si chiama e sto inquadrando il suo angelicato volto. E quella persona, se non vuole essere inquadrata, è libera di non essere inquadrata. Guardate che macchina, come vedete inquadro anche cose diverse, guardate che macchina, guardate. Guardate che macchina particolare, ragazzi, bella, eh? È una macchina davvero sublime, meravigliosa, epica, straordinaria, bella, bella macchina, bella, grande, lunga, spaziosa. Chi ci capisce di macchine è pregato di dirmi che tipo di macchina è, che tipo di automobile è, che tipo di automobile si tratta, ok? Piccolo aneddoto al volo, io anni fa, era il lontano 2014, era il 2014, stavo tornando da fuori, arrivai in questa parte e proprio in questo luogo, qui dentro questa amabile siepe, qui dentro, qui si accede in una specie di, non so come chiamarlo, anfratto, non so come cazzo chiamarlo, qui dentro, praticamente passando, mi vidi qui sotto un uomo che stava scopando con una donna, con una mignotta, con una troia, bene? In pratica stavo passando, no? Perché stavo qui, in questa zona qua, e ecco che mi ritrovai lì sotto quello che si stava inchiappettando la donna, ok? Tranquillo e sereno. La donna era chiaramente una prostituta, ok? E tra l'altro ho visto un blister proprio ora, mentre stavo agitando l'occhio, e infatti c'è un blister, pensate, una mascherina e un blister per terra. Quindi il blister è la confezioncina, no, del preservativo. Bene, insomma, piccoli aneddoti, piccole storie di vita che di fatto devono essere dette, devono essere trasmesse. Grazie dal vostro Leandro, conoscitore italiano. Ciao e al prossimo video.